mettete qua, vieni in avanti, sì, dopo se volete fare qualche domanda. A Cipro di calcio femminile. Una giornata importantissima questa perché per la prima volta nella storia il club ha all'interno un settore dedicato rigorosamente al femminile che parte dalla scuola calcio fino alla prima scuola. Lascio subito la parola al presidente. Buonasera, buonasera ragazze, ben trovate. Niente, sono molto contento, orgoglioso, soddisfatto di questo accordo fatto con Valentina perché da input della nostra federazione ci è stato chiesto, non direttamente per il Perugia ovviamente, ma in ambito nazionale di dare lustro e importanza al calcio femminile, cosa che io mi auspicavo che succedesse già da qualche anno perché guardando l'Europa, guardando le altre parti del mondo, vedevo che il calcio femminile si stava sviluppando in maniera molto importante e soltanto in Italia stavamo qualche passo indietro o magari un pochino in ritardo rispetto a questa nuova situazione. Quindi parlando con Valentina, che tutti sapete che ormai da 4-5 anni andavamo avanti con un accordo di scuola calcio e prima squadra separato tra loro, ci siamo detti perché non parlarne. Ci siamo trovati, anche se già ci conoscevamo e comunque sia avevamo un rapporto direi splendido, abbiamo consolidato la nostra partnership e siamo arrivati a giungere a questo accordo. Quindi io sono a parte che soddisfatto, direi orgoglioso, perché comunque sia a prescindere dal sesso voi rappresentate la città, rappresentate il Perugia. E sono molto onorato di avervi abbracciato anche a voi e di avervi fatto entrare in questa grande famiglia. Sappiate gestire le emozioni, sappiate onorare la maglia, perché quello che chiederemo ai vostri colleghi maschietti ovviamente verrà chiesto alle femmine. Quello che ci tengo a precisare è che non siete il figlio scemo della famiglia, anzi siete in questo momento una parte importante di questa famiglia, perché ovviamente mettendoci la faccia, mettendoci la firma, sono convinto che dobbiamo prestare la stessa attenzione che dedicheremo ai maschi e alle femmine, ovviamente con le giuste proporzioni, perché non sono io qui a raccontarvi che ancora in Italia il calcio femminile è in fase di sviluppo, però comunque sia io vi prometto il massimo sforzo sia come passione che economicamente, che credo che alla fine, al di là del cuore, dell'amore e di tutte le belle parole che insomma girano e ruotano intorno al calcio, ci sia bisogno anche di stabilità economica, di forza, delle fondamenta, di una società forte che vi possa garantire una sicurezza che non è solo quella dello stipendio o del rimborso che sia, ma una sicurezza significa anche sapere dove andare quando magari c'è un problema. Spero vi faccio tanti auguri, spero che questa cosa che abbiamo fatto possa portarci delle grandi soddisfazioni sia a me come presidente, sia a Valentina come responsabile dell'area tecnica del Perugia femminile e soprattutto alla città, perché credo che tutta la città sia contenta anche di aver abbracciato, questo è il bello della diretta, no? Abbiamo un cagnolino tifoso che stava appunto abbagliando, volendo testimoniare l'entusiasmo di questo accordo. Passo la parola a Valentina e vi auguro ancora un grande in bocca al lupo. Intanto buonasera a tutti e grazie della vostra presenza e ringrazio il Presidente Santopadre di aver indetto questa conferenza e di aver illustrato, come solo lui sa, la nostra realtà e quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto in questi mesi, ma io direi anche in questi anni, nel senso che
la nostra collaborazione parte da lontano, da quando lui è arrivato a Perugia ci siamo conosciuti la prima volta, quindi credo che ci sia alla base una stima reciproca e questa stima poi ha portato nel corso degli anni a conoscerci, a collaborare sia con il settore femminile insomma della scuola calcio, quindi con l'Academy, e infine ad oggi ad arrivare a questa unione. Credo che era, oltre doverosa, è anche un modo per dare inizio a una nuova realtà del calcio femminile umbro, che possa in qualche modo dire la sua in tutta Italia, non che prima non lo dicesse, ma sicuramente facendo parte di una squadra professionistica è un'altra cosa. Dobbiamo essere onesti. E noi ci siamo messi al servizio, diciamo così, ci metteremo al servizio di questa realtà, ma faremo il nostro per riuscire a dimostrare che il calcio femminile può dire la sua. Con questo ringrazio moltissimo e di cuore il Mauro Bucarini, che è colui che è stata la nostra interfaccia con l'Academy per con cui abbiamo collaborato a stretto giro e gomito a gomito per riuscire in qualche modo ad avere questa poi evoluzione. E che dire, sono emozionata perché da perugina essere qui significa essere sulla stanza dei bottoni, comunque sul calcio che conta. Credo che da qui dobbiamo solo rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare, perché ad oggi dobbiamo portare avanti una realtà che non è solo Grifo Perugia come lo era prima, ma è Perugia, che è un qualcosa di più ampio. Ringrazio tutti ancora una volta. Grazie a tutti. Lascio la parola ai giornalisti per qualche domanda. Io una domanda per Valentina: volevo sapere, i tifosi che ancora magari potrebbero anche seguirvi più in massa adesso, no? Magari ancora più di prima, perché siete in realtà affiliati ad un amore, per la loro passione, no? Che cosa devono aspettarsi dalle ragazze del Perugia Calcio femminile a livello tecnico? Quanto vi manca per arrivare a livello di uomini, o siete addirittura già superiori a livello di uomini? Cosa vi manca invece dal punto di vista tattico, se vi manca qualcosa o se avete qualcosa di più? Questo voglio sapere. Diciamo che molto spesso si fa il paragone tra il calcio maschile e il calcio femminile, questo è naturale che venga fatto. Io dico sempre che purtroppo, per fortuna, siamo un altro sport. È sempre calcio, ma anche la pallavolo al maschile e al femminile sono diverse. La nostra diversità sta nel fatto che di per sé tecnicamente non abbiamo nulla da invidiare, perché se noi guardiamo anche non solo nella Grifo Perugia e quindi futura Perugia calcio femminile, ma anche nelle serie A o quindi nelle nazionali, ci sono diversi tecnici che si vedono anche nel maschile, quindi la tecnica non sarebbe quello il problema, anche se è normale che con l'avvento delle academy, quindi con l'avvento delle bambine che prima iniziavano a 10 anni e oggi iniziano a 6 come maschietti, sicuramente ci sarà un'evoluzione di qualità, e questo è il primo passo importante. Il secondo è che sicuramente atleticamente è normale che la donna ha una conformazione fisica diversa dall'uomo, e quindi è inevitabile che accanto al gesto tecnico ci sia forse un po' più tattica, e sicuramente un po' più di diligenza, questo deve essere onesta, nel senso che la donna di per sé è più abituata allo sforzo fisico, è più abituata alla diligenza nel lavoro, e questo più o meno nel lungo periodo paga. Io credo che ci aspetteremo dalla nostra squadra un impegno che è il più del doppio di quello che abbiamo fatto fino all'anno scorso, anche se ci siamo molto impegnate onestamente, e credo che nelle donne più che negli uomini, ma in tutte le realtà di calcio o di qualsiasi altro sport, quello che paga di più è l'impegno e il lavoro, e quindi credo che lavorando molto tutte queste grandi differenze, se non quelle a livello fisico, si possano colmare o sono comunque sia messe al minimo. Buonasera, io mi chiedevo quali possono essere gli obiettivi, insomma, di questa, o meglio, quale campionato farete e in relazione a questo quali possono essere realisticamente gli obiettivi per questo esordio. Diciamo che ad oggi noi siamo parte, con la riforma dei campionati del calcio femminile, di una serie C chiamata in questo frangente interregionale.
perché ad oggi con la riforma dei campionati i quattro gironi di Serie B si sono trasformati in un unico girone di Serie B e le restanti squadre faranno parte di una Serie C interregionale a cui noi stiamo aderendo per diritto. Con il presidente Santopadre abbiamo fatto la scelta di poter richiedere il ripescaggio in Serie B qualora ci fosse la possibilità di conformare le rose e quindi le squadre. Credo che ad oggi il nostro impegno massimo sia quello di intanto mantenere la categoria assolutamente, ma oltre a mantenere la categoria di puntare, se fossimo interregionali, nel arrivare fra le prime in classifica, perché questo è importante e credo che questo possa essere alla nostra altezza, o comunque fare le prime tre. Se dovessimo fare il campionato di Serie B vedremo come sarà. Senza dubbio la scelta è lottare nelle prime dell'interregionale e il salvarsi nella Serie B futura. Assolutamente. C'è un di ma visto poi anche che c'è il mercato in atto, ma non è che per caso regalerai a queste ragazze un acquisto importante, una cosa del genere? Okay. Io, visto, sei sempre impreparata. Il problema è che ero preparato io, perché me l'aspettavo, no? Ma a parte questo, con Valentina ci siamo confrontati ovviamente su questo tema, che è quello economico. Noi sapete come ragiono, è inutile che ogni volta sto a ripetere le stesse cose. Ovviamente il mio modo di ragionare è anche il medesimo nel Perugia femminile. Io non voglio fare promesse troppo eclatanti, quello che voglio dire, ripeto il discorso che ho fatto iniziale, che dal momento che ci mettiamo la faccia, io per primo, non sono certo qui ad inglobare il Perugia femminile per fare figuracce o magari per fare peggio di quello che Valentina da sola è riuscita a fare in questi quasi 26 anni. Quindi figurati, qui ci abbiamo un Highlander, perché secondo me quello che lei ha fatto è veramente incredibile, perché è stata no brava di più, anzi ci tengo a dire che se non era lei io non avrei mai fatto un passo del genere, perché comunque sia, a prescindere dai marchi e dai nomi, contano le persone. Io ho fatto questo passo proprio perché sapevo che mettevo dentro una collaboratrice come Valentina Rossini. Andando alla tua domanda ti dico perché no. Adesso intanto cerchiamo di capire che campionato faremo, perché come ha detto Valentina presenteremo domanda di ripescaggio, dopodiché ci siederemo con lei, faremo un budget, spero di riuscire a migliorarlo già da quest'anno e insomma poi piano piano vediamo quello che ci riserverà il futuro. Posso fare una domanda al Presidente? Eravamo preparati. Sulla situazione un po' invece del mercato del Perugia e la situazione ad oggi di Carmine, Presidente. Sulla novità, su quella che è la vostra proposta o sulle trattative in atto? Avete ultimamente scritto un po' tutto quello che sta accadendo realmente, quindi non posso che confermare quello che ho letto. C'è la situazione di Carmine che, ahimè, per il Perugia è evoluta negli ultimi 10 giorni in maniera radicale. Il ragazzo ha fatto le sue scelte, che non sono quelle di continuare questo percorso. E niente da dire sulle scelte legittime di un calciatore che vuole migliorare la sua posizione economica o magari di prospettiva futura. Abbiamo preso atto della situazione, adesso stiamo ovviamente parlando con il Verona, perché sapete benissimo, insomma, che c'è una trattativa in corso che deve soddisfare ambo le parti. Al momento non soddisfa il Perugia e spero che con il presidente Setti, che tra l'altro ci siamo sentiti anche oggi, si possa trovare una situazione a breve termine, perché alla fine dopo può diventare logorroica e non porta vantaggi né al Perugia e tantomeno al Verona, perché comunque sia
morto un Papa se ne fa un altro, l'importante è che il Papa esca e lasci spazio a chi deve arrivare dopo, quindi finché non definiamo questa situazione non possiamo fare altre entrate. Il mercato per il resto, sapete benissimo che ancora il cantiere è aperto, dobbiamo fare circa 5-6 giocatori, siamo su alcuni obiettivi da un po' di tempo e un paio siamo vicini a chiuderli. Io sono molto fiducioso, come tutti gli anni riusciremo a fare una squadra competitiva. Ci sono state delle situazioni nuove, inaspettate, come appunto quella di Samuel, però ben venga, questo è il calcio, noi siamo pronti ad accettare tutto. L'importante è che sia soddisfatto anche il Perugia. Presidente, rimanendo sul mercato, sempre se è possibile avere qualche particolare, ci può confermare che c'è però ancora una distanza importante tra domanda e offerta per quanto riguarda Di Carmine e se con il Verona intendete fare qualche altra operazione per la fascia sinistra? Per il momento parliamo solo di contropartita economica. Sì, c'è ancora una parte abbastanza rilevante. Fermo restando la volontà del giocatore, che a questo punto è più che rilevante, però mi chiedo, Perugia chiaramente avrebbe bisogno poi di un giocatore, non dico perlomeno di livello simile, e in più aggiungo va a di fatto rinforzare quella che per gli obiettivi, insomma, comunque per le ambizioni che sono sempre state di questa società, è una concorrente. Questo incide sulla trattativa? O meglio, al Verona si chiederà di più anche per questo, insomma. Io una squadra che scende con 25 milioni di paracadute non la chiamerei concorrente, la chiamerei irraggiungibile, inarrivabile, quindi non credo che vado a rinforzare una concorrente diretta, vado a rinforzare una squadra che già stava facendo un percorso anomalo rispetto alle altre 21. Detto questo non mi sento inferiore a nessuno. E l'altra domanda ti rispondo che il campo deciderà chi è più forte, se quello che esce o quello che entra. Noi sapete benissimo come ragioniamo, il curriculum per noi non è quello scritto sui computer, è quello che valutiamo noi, è quello che speriamo di riuscire a fare con la nostra conoscenza, soprattutto con quella dei due nostri direttori, di Roberto Voretti e Marcello Pizzimetti. Dopodiché il campo sarà il reale giudice delle cose che andremo a fare in entrata. Quello che posso garantire è che faremo una squadra competitiva come lo siamo sempre stati, questo sicuramente sì. Poi non ho mai creduto che un giocatore possa essere la fortuna o la sfortuna di un gruppo, è soltanto un elemento che va sostituito e basta. Ma la trattativa è solo con il Verona, nel senso il giocatore ha già un accordo di massimo con il Verona oppure è aperto anche ad altre squadre che si sono fatte avanti? A noi ci hanno chiamato 4 squadre, però se hanno già trovato un accordo con il giocatore non sono certo io, insomma, a dire. Sì, sì, in questo momento la trattativa è col Verona, è aperta con il Verona. Allora, Presidente, buonasera. Quello che le volevo dire era questo: alla luce di quello che sta succedendo in Italia, soprattutto nella nostra categoria Lega B, quindi con tutte queste problematiche di tante società, due scossioni eccellenti, quindi Cesena, Bari e forse ne seguiranno delle altre, possiamo dire, vista anche l'oggetto odierno, no? Quindi con l'allegato di questa idea straordinaria di Valentina, che conosciamo per la sua digna, come si dice qua a Perugia, determinazione, possiamo dire che Perugia è in buone mani con la sua presidenza per il futuro, perché si parla di stadio, si parla di idee, quindi abbiamo capito che lei è per trattenersi e questo ce l'auguriamo ancora molti anni. Guarda, quello che mi dici è stato proprio l'oggetto del nostro incontro, perché alla fine ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti l'unione fa la forza, e questo è proprio, hai centrato il vero motivo di questo inglobamento del Perugia femminile, perché Valentina ha capito che è importante anche avere una solidità e io ho capito che è importante avere collaboratori validi a fianco.
Quindi l'Unione fa la forza nel caso del Perugia femminile, nell'altro caso purtroppo ragazzi accade quello che io magari so qualche mese prima, perché io sono qui magari qualche volta a fare anche la figura del miserabile, perché questa è la verità per alcuni, perché magari riesco a rimanere lucido, a far valere sempre la ragione rispetto al cuore, rispetto all'istintività. Questo non accade sempre, e quando poi non accade sempre si fa il passo più lungo della gamba e poi purtroppo le conseguenze sono disastrose. Io ho sempre detto una cosa, verrò ricordato a Perugia per quello che ho fatto sulla terra, non per quello che ho distrutto sulla terra. Poi dopo sarà la gente che determinerà quanto sono stato bravo o no, ma sicuramente non sono venuto qui per distruggere quello che è di altri. Se ci riesco sono venuto qui a migliorare quello che è di altri. Grazie. Grazie. A proposito di questo, se ci sono novità sul fronte stadio, se insomma si evolve la situazione rispetto all'ultima volta che... Tutto evolve, ogni giorno che passa evolve, la vita evolve. Stiamo parlando, Domenico, stiamo parlando e mi ripeto, mi dispiace dire magari cose che ho già detto, stiamo valutando. Ogni tanto c'è un piccolo passo in più, la situazione non è facile, è difficile perché l'impegno economico è altissimo. Una cosa è certa, sarebbe il mio sogno, perché il mio sogno è fare il Curi, non sicuramente regalare i soldi ai calciatori, però capisco che fare questo passo è un impegno gravoso, quindi ci sto andando con molta cautela. Stasera faremo un nuovo incontro con il sindaco, l'assessore allo sport, rivedremo tutti gli incartamenti, rivaluteremo la fattibilità del caso e dopodiché, se ce la faremo, faremo un altro passettino in avanti. Io sto lavorando per farlo, non è semplice perché qui alla fine, signori, la situazione è sempre la stessa e tutti parlano, tutti vogliono, però poi il nome mio è quello che risulta per andare alla cassa, quindi signori io rifletto, penso e agisco. Ragazzi, benvenuti, forza Perugia e speriamo bene, dai. Venite, venite su, in ordine di bellezza. Cosa studiamo? Oh, grande!